L'Arezzo fallisce il match point per ipotecare il terzo posto, doppi passi falsi di Livorno e Gian Erminio. Contro il Prato Sottili torna la difesa 4 con Masciangelo e Luciani sugli esterni, Arcidiacono e Berzotti danno profondità, Corradi gioca alle spalle di Moscardelli. La squadra di Sottili trova il vantaggio con un tiro di Berzotti non trattenuto dal portiere Laiani e Arcidiacono che a porta vuota segna il suo secondo gol in campionato. La gioia dura poco perché Tomi da 30 metri sorprende Borra direttamente su calcio di punizione, così come aveva sorpreso due settimane fa il portiere dell'Alessandria. L'Arezzo colleziona occasioni con Arcidiacono e Moscardelli ma non riesce a passare, così il Prato nella ripresa completa il sorpasso con un colpo di testa di Moscini su cross da sinistra. L'Arezzo, nonostante gli ingressi di Durzi, Polidori ed Erpen, perde lucidità e fatica a creare pericoli. Moscardelli non riesce a realizzare il gol numero 17 per battere il suo record personale. Gli Amaranto rimangono al terzo posto con un punto di vantaggio sul Livorno da gestire nelle ultime due giornate. Ci è mancato di ritrovare il gol, ma abbiamo anche tirato in porta meno rispetto alla prima frazione. Abbiamo trovato delle difficoltà ad arrivare soprattutto sull'esterno, sia con i terzini che nell'uno contro uno con gli esterni offensivi, nel riuscire a saltare l'uomo. Al massimo ci hanno concesso qualche fallo laterale o qualche calcio d'angolo perché erano sempre capaci di rimpallare le conclusioni. Quando siamo arrivate per via centrali non siamo mai stati efficaci come magari per le occasioni avute lo eravamo stati anche nella prima frazione. Fra tiri dentro lo specchio della porta, che sono stati 9 in totale, ne abbiamo fatti, sono stati 7, scusa, ne abbiamo fatti 16, 9 fuori dallo specchio della porta. Ci sono state situazioni anche secondo me abbastanza semplici da poter concretizzare in rete. Se penso che il Prato ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 2 gol, ha fatto fare una bella parata a Borra, sono stati bravi, sono stati, come si usa sempre come aggettivo, sono stati cinici, però hanno messo in campo quello che deve mettere una squadra che si vuole salvare, hanno messo corsa, hanno messo temperamento, hanno messo voglia di lottare su ogni pallone, come ha fatto anche l'Arezzo. Però l'Arezzo è stato portato sempre a dover fare la partita, è stato portato a dover fare la partita e non sempre siamo stati veloci nell'innescare soprattutto gli esterni. Poi quando riesci ad arrivare sull'esterno e magari non riesci sempre a vincere l'uno contro uno, oppure hai difficoltà nel mettere dei palloni giusti per gli attaccanti dentro l'area di rigore, diventa poi dopo tutto più complicato.